La Commissione regionale lavori pubblici ha emesso parere favorevole sul progetto del nuovo porto di Gela. Si tratta di un appalto atteso da anni in città. L'area portuale verrebbe completamente modificata aprendo nuovi spiragli per il settore. Un progetto atteso dai cittadini e dal comitato proporto. Da decenni si attende che le autorità proposte sblocchino un iter quasi infinito, presente all'incontro che si è svolto ieri a Palermo alcuni dirigenti del comune. Abbiamo partecipato a questa conferenza di servizio in rappresentanza del comune di Gela su delega del commissario Arena. È una conferenza importante perché praticamente si doveva decidere dell'approvazione del progetto definitivo del porto, primo stralcio. In quella sede abbiamo chiesto anche dei chiarimenti, in ogni caso abbiamo percepito una grande collaborazione e disponibilità da parte di tutti i componenti, era un tavolo con tutti i rappresentanti dei vari organismi che dovevano decidere sulla realizzazione del porto e il passo per la realizzazione. Non si escludono criticità che abbiamo anche rappresentato in sede di conferenza di servizio, perché la realizzazione di una infrastruttura così imponente in quella zona determinerà sicuramente delle altre conseguenze dal punto di vista urbanistico ed edilizio, per cui abbiamo rappresentato questa circostanza e abbiamo avuto rassicurazioni che ora nella fase successiva della redazione del progetto esecutivo ci saranno delle interlocuzioni per discutere come risolvere queste criticità e dare alla città un'opera importante, ma non solo. Abbiamo fatto anche delle osservazioni in merito al discorso che si trattava di un primo stralcio. Temevamo che praticamente questo primo stralcio fosse l'ennesima opera che si inizia e non si conclude. Allora, in merito abbiamo verificato che questo primo stralcio comunque già di suo è un primo stralcio funzionale, nel senso che si realizzano i due moli, quello di Ponente e si allunga quello di Levante, e resta da realizzare con altri stralci successivi da finanziare successivamente l'attività all'interno di questo specchio d'acqua. Per cui comunque già il primo stralcio potrà dotare la città di un porto che sicuramente potrebbe avere un esito importante anche per l'economia di tutto il territorio. Il parere che ha rilasciato ieri la Commissione regionale potrebbe accelerare l'iter, anche se il dirigente Tuccio è chiaro sul presunto inizio dei lavori del primo stralcio. Sono 6 mesi per il progetto esecutivo, ci dovrà essere, penso, un'ulteriore fase di approfondimento in fase di interlocuzione con gli altri soggetti. Bisogna fare una gara perché l'importo è rilevante, sono attorno a 130 milioni, l'investimento è 143 milioni complessivamente, perché si parla di una gara di carattere europeo che prevede dei tempi non brevissimi, per cui penso che, se le cose non hanno complicazioni ulteriori e i finanziamenti sono mantenuti come pare al momento siano mantenuti, potremmo auspicare l'inizio dei lavori nel 2020. Questo 2020 potrebbe essere un anno probabile.